Innanzitutto, buonasera, la ringrazio di aver accettato di essere intervistato dalla 4 Ticino Web TV. Lo scopo di questa intervista è di cercare di capire come sono andate veramente le cose, che cosa le è successo, qual era la sua opinione prima che lei si ammalasse, qual è stata la sua opinione durante la malattia e qual è la sua opinione oggi che per fortuna sta guarendo, e poi ci dirà anche come sta. Allora, da quello che abbiamo letto sulla stampa, cioè sui giornali che sono usciti, lei viene tacciato di negazionismo e quindi per noi è molto importante esplorare insieme a lei questo punto di vista. Lei ritiene che sia corretto definirla un negazionista riguardo alla Covid-19, cioè lei negava l'esistenza del virus? Allora, innanzitutto buonasera, grazie a voi dell'opportunità che mi date perché con piacere, insomma, cerco di rispondere a delle domande fatte in maniera chiara e seria rispetto a domande che mi sono state fatte durante la malattia in maniera invece assolutamente tendenziosa solamente per cercare di dare attenzione su quell'argomento base, insomma. Non sarà il nostro caso. Perché pareva che l'argomento fondamentale fosse: da che parte stai? Sei dalla parte diciamo, dei Covid fanatici o da parte dei negazionisti? Sei negazionista, perfetto, sei praticamente il capro espiatorio di tutta la situazione e ti vogliamo praticamente macellare. Quindi Non sono è il entrati. nostro caso, esatto. Noi siamo giornalisti, cerchiamo di fare un lavoro onesto insieme a lei per cercare di capire la realtà delle cose, nei suoi lati belli e nei suoi lati brutti, insomma. Io sono entrato nel tritacarne mediatico, fortunatamente in ospedale non ho visto nulla ed è finito tutto quanto abbastanza velocemente, insomma, diciamo, tutta questa situazione. E per rispondere alla domanda in maniera specifica, allora le dico, allora, io rispetto al negazionismo, uno, innanzitutto filologicamente dico che è una cosa molto scorretta usare un termine di questo tipo che si riconduce alla Shoah e quindi già questo qua lo vedo una cosa molto molto, diciamo, di pessimo gusto, però insomma. Il termine utilizzato è questo qua, che ci hanno non affibbiato solo a me, insomma, in generale a chiunque contesti la verità unica, perché è un pensiero unico rispetto. Anche il sorriso all'interno della camera, perché altrimenti lo vediamo tagliato. Grazie, molto gentile. Rispetto, diciamo, al Covid, diciamo, c'è un pensiero unico, no? Non esiste più possibilità di pensare in maniera differente, sia a livello medico che a livello economico, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, diciamo, tendenzialmente rispetto alla definizione di negazionista, non sono negazionista. Perché non sono negazionista? Perché ho sempre affermato, chiaramente fin dall'inizio, e viene detto anche all'interno dell'intervista che poi nessuno si è andato a leggere, io ho sempre creduto ovviamente alla malattia, quindi ho sempre creduto che esistesse un virus. Tant'è vero che in tempi non sospetti, già durante il primo lockdown, dicevo, è abbastanza strumentale capire se il virus sia naturale artificiale, perché nulla cambia, il virus esiste e uccide. Però quello in cui non credevo erano, uno, i numeri, questo forse è un problema mio, cioè non credevo che i numeri fossero veramente così importanti, perché in parallelo io, essendo in realtà non negazionista, ma per tendenza culturale complottista o dubbioso, Anticomplottista. Lei è anzi, contro il complotto mondiale, giusto? esatto, bravissimo, esatto, giusto, anticomplottista, Perché il corretto. complottista è quello che fa il complotto, no? Esatto, io credevo che i numeri fossero alterati, per cui dicevo sempre, io contesto il dato, non è che contesto la malattia, ma che esiste, questo lo capisco. Ho avuto due colleghi praticamente stretti che sono andati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva dopo una settimana che è partita a marzo. Ho avuto il collega di lavoro che si è ammalato, è stato male un mese e mezzo a casa in terapia domiciliare, fortunatamente. Ma Quindi è chiarito già questo che lei non ha mai negato l'esistenza del virus. assolutamente no, in maniera decisa. Cioè, Ok. questo qui, anche perché poi ho detto interno, ho una formazione prettamente scientifica, a Sì. partire dal liceo, poi mi sono laureato in scienze matematiche, fisiche e naturali, faccio l'informatico. Quindi ho una tendenza proprio che per me la cosa deve essere, sono galileiano, insomma, diciamo, nel metodo più assoluto. Quindi ovviamente di fronte al dato della persona che si ammalava e moriva non potevo dire non è vero. Però mettevo in dubbio perché, come diceva lei giustamente prima, ho capito dall'inizio che comunque c'erano degli interessi dietro, che viaggiavano in parallelo, che non sono stati, diciamo, come posso dire, la causa del Covid,
ma che nel momento in cui è partito il Covid sono partiti in parallelo, ossia tutta una serie di interessi che io poi non conosco approfonditamente, ma che so che esistono interessi a livello economico, a livello sociale, a livello di ristrutturazione in un certo qual modo di sistema, esatto, sì. Esatto. Le posso chiedere di tenersi sempre all'interno dello schermo, perché sennò il viso tagliato, ecco, lo poggi magari il telefono, perfetto. Sì. Così è meglio per tutti. Grazie, molto gentile. Allora, questo l'abbiamo chiarito. Seconda cosa, a un certo punto lei si è ammalato, giusto? Sì. E si è aggravato molto rapidamente, nel senso, ecco, nell'ospedale le hanno proposto delle cure di quelle, come dire, alternative, ovvero invece di respirazione artificiale e intubazione, le hanno proposto idrossiclorochina, plasmaferesi o altre medicine che potessero aiutarla? Come è stato curato e che cosa le è stato proposto come modo per guarire? Sì, allora, io sono entrato in ospedale il 1° di gennaio, quindi ho detto iniziamo l'anno praticamente con un bel ricovero, perché avevo saturazione che era bassissima, l'ho provata il 1° gennaio di pomeriggio, solamente perché rientro in una categoria che ho scoperto poi in ospedale, che è abbastanza ristretta di persone, che c'è una piccola ristretta, cerchia ristretta di persone sfortunate a questo punto, che non soffrono comunque di problemi respiratori. Cioè io avevo 84 di saturazione, che è un termine molto molto basso, certo. Per sotto i 90 si è in zona sotto i 90 rossa, è già un'allerta importante. Esatto. E non avevo, avvertivo lo scompenso respiratorio, quindi io respiravo normalmente. Io sono entrato in gambe, vicino che ha avuto lo stesso effetto. Lui non si è accorto di niente, non aveva anche il modo per dosare. Quindi lui è direttamente finito in ospedale da un momento all'altro perché non respirava più, ma in realtà stava covando la malattia senza sintomi da una settimana. Sì. Io la malattia me la sono tenuta addosso per inciso circa quasi 9 giorni, no, o 9-10 giorni, perché sono capitato in quel buco delle feste di Natale. Quindi mi hanno calcolato a spanne che l'ho presa intorno al 15-20 di dicembre, i sintomi ho cominciato a avere una settimana dopo, intorno al 23-24, e mi sono ricoverato il primo, quindi ho fatto 9 giorni a casa, praticamente senza terapia domiciliare, perché il medico mi ha prescritto 2 medicinali così di... nessuna importanza, tachipirina e un... Ecco, la tachipirina. Allora, nella, diciamo, terapia di questa malattia, si dice, questo che le dico, ovviamente lo dicono a persone, epidemiologi, virologi, non quelli che stanno in televisione, ma persone normali che fanno il loro lavoro ogni giorno, l'abbassamento del livello di febbre è un modo per ritardare la guarigione, nel senso che se io prendo la tachipirina e tengo la febbre bassa, ovviamente impedisco all'organismo di difendersi, d'accordo? Le comunico che anch'io ho avuto la Covid, quindi siamo colleghi, e io ovviamente, avendo seguito il protocollo di mio cugino, che è un virologo, epidemiologo, quindi molto bravo da questo punto di vista, lui la prima cosa che mi ha detto è non prendere antinfiammatori e non prendere antipiretici. Lascia che la febbre raggiunga e superi 39, altrimenti non guarisci. E così infatti ho fatto. Ecco, la febbre è stata 39 e mezzo un giorno e già il giorno dopo era scesa a 38. Quindi comunque l'organismo di suo stava reagendo. Poi le dirò quello che ho fatto io. Mi continua a dire quello che ha fatto lei. Quando è arrivato in ospedale, quindi lei era già a uno stato avanzato. Sì, sì. Lei era stato curato prima. Io sono entrato praticamente con la polmonite bilaterale in uno stadio severo, perché avevo una polmonite al 50%. Perfetto. Quindi praticamente avevo un polmone funzionante, insomma, semplificando. Metà di uno e metà dell'altro avevo un polmone funzionante, quindi... Perfetto, intendo dire perfetto nella spiegazione, non perfetto cioè, nella situazione. È ovvio. Allora, qui a questo punto non c'era più nulla di terapia da fare preventiva perché era troppo tardi, corretto? Esatto. Quindi possiamo dire che la malattia, la diagnosi precoce può essere una soluzione, ma lei l'ha diagnosticata in tempo, ma non è stato curato nella fase di preparazione. Sì, io direi di sì, perché poi io me l'ho guardato su internet un po' di informazioni, come penso tutti facciano, immagino Sì. almeno, no? Cioè, io a un certo punto della malattia, del Covid,
dal terzo giorno al settimo giorno ho avuto praticamente una mancanza totale di gusto al fatto. E lì ho detto, in Ce l'ho, base a quello ce l'ho. che ho detto, questa firma della malattia che si sta Però proprio lì non ha sta. preso nessuna idrossiclorochina, nessun farmaco, non ha fatto nulla. Io ho chiamato al medico, l'ho chiamato più volte. E ha Lui dice, lasciato andare. lui Ok. mi ha detto che mi avrebbe prescritto qualcosa di specifico solamente nel momento in cui avessimo avuto la certezza dal tampone che ero positivo. Ma io ho capito invece in parallelo che in realtà è proprio quella fase lì che devi essere curato un po', perché altrimenti vuol dire. Questo lo sappiamo, lo diciamo agli ascoltatori che ci ascolteranno, la diagnosi precoce è il primo rimedio contro questa malattia. Assolutamente, assolutamente. Io mi avevo letto il protocollo di Remuzzi, che mi sembra una persona molto valida, insomma, e c'era tutta una serie di medicinali che dovevo prendere, io non ho Non l'ha sempre preso. preso nulla. Dentro l'ospedale, lei è stato... diciamo l'ossigenazione forzata, o è stato anche intubato? Fortunatamente solo quella forzata. Mi è andato praticamente, ho viaggiato con dei flussi anche abbastanza ridotti, quindi ho avuto un impatto dal punto di vista, anche dal punto di vista della, come posso dire, della vivibilità e della possibilità di fare una vita normale come paziente alta. Avevo solamente i classici tubicini, quelli leggeri leggeri, con i naselli che ti entrano, un po' come quando fai idroterapia. E come flussi viaggiavo da 2 appena sono entrato, che è il minimo, sono arrivato al massimo 8 litri di ossigeno al minuto. Che è comunque un livello molto basso, insomma, per intendersi il casco che è la semi-intensiva viaggia a 160 e in terapia intensiva c'è 400 litri di ossigeno al minuto, dove ovviamente purtroppo, come si dice nella prima fase, ti bruciavano perché ti sparavano talmente tanto di quell'ossigeno e ti si formavano tutti questi microtrombi. Certo. Questo poi saranno i magistrati che Sì. andranno a esplorare, speriamo che lo facciano presto, chi ha Sì. sbagliato, se l'OMS, se i medici, se i ministeri, eccetera, eccetera. Questo non sta a noi. Noi dobbiamo fare informazione, aprire la mente delle persone e poi sollevare quesiti, domande, e poi saranno le magistrature, i tecnici che andranno a esplorare e capire questa cosa. Quando lei è uscito dall'ospedale, adesso, da quello che ho capito, lei sta molto meglio, ma non è del tutto guarito, corretto? È corretto. Posso un attimo solamente una cosa? Sono un pezzetto, spiego poi che terapie mi hanno fatto perché è importante. Ah, ok. Secondo me. Le terapie praticamente in realtà hanno stabilite, perché poi ho conosciuto il primario, essendo poi diciamo una donna insomma, diciamo, abbastanza verace, di origini romane, mi sono trovato subito empaticamente molto in linea e quindi mi ha creato un rapporto umano e io spesso la fermavo quando veniva poi nella mia stanza, stavamo a chiacchierare, facevo domande, diciamo, anche relativamente alla malattia, alle E mi terapie, agli fermo esercizi. il video perché sennò... Ecco, grazie. Prego. E la terapia era una terapia che loro hanno definito che era standardizzato all'interno del reparto di pneumologia, perché io ho fatto 3 giorni al pronto soccorso e 15 giorni in pneumologia. Quindi pneumologia, malattie respiratorie, hanno fatto questa. Ospedale San Salvatore di Pesaro, scusi, che è un dato importante, insomma, quindi parlo del Marche Nord. Hanno un protocollo ormai consolidato dal punto di vista clinico dove ti danno un antinfiammatorio potente, il desmetasone, via flebo, poi ti danno un antibiotico, adesso non mi ricordo il nome, il pomeriggio mi davano remdesivir, l'antivirale, sempre via flebo, e poi la sera mi facevano la puntura sulla pancia di eparina contro i trombi. Quindi lavorano su questi 4 piani, antinfiammatorio per cercare di bloccare la polmonite, antibiotico per evitare che ti becchi qualcosa in giro nel reparto e muori per una banalissima altra malattia, l'antivirale per andare a distruggere il Covid e l'eparina per evitare i trombi, se ci sono te li sciogli, se non ci sono insomma ti viene fluidificato il sangue. E Bene. questa terapia ha detto che funziona perfettamente su tutti i pazienti, non hanno avuto reazioni allergiche ad oggi, dicono solamente che ovviamente poi non tutti reagiscono allo stesso modo, quindi può entrare il paziente che reagisce tutto bene, l'altro ci mette di più. Certo, E se quindi i tempi di poi sono calmi. fumatore, obeso, diabetico, ultra novantenne, naturalmente è comunque sottoposto a uno stress dell'organismo e tutti gli stress possono essere cause di... Bene, dopodiché, uscito dall'ospedale, abbiamo visto fiorire di nuovo degli articoli, no? Sì. In cui viene fuori che lei è un pentito.
è un pentito del negazionismo, cioè ah, mai più dirò queste cose, eccetera, eccetera. Sono parole sue o sono parole che le hanno messo in bocca? Io vorrei Allora, capire questo. lì in realtà sono solamente i titoli, perché io poi queste cose non le ho mai dichiarate. Io ho dichiarato pubblicamente solamente questa cosa in un paio, diciamo, in un articolo e poi in un'intervista che mi è stata fatta da due artisti che fanno parte di un collettivo che poi avevano pubblicato questo servizio sulla vostra TV di Stato, insomma, su RSI, mi pare che si chiami, giusto? Sul canale di Stato. È uscito un video di 5 minuti in cui racconto brevemente la mia storia attraverso un parole. E io ho dichiarato questo, che rispetto all'idea che avevo della malattia, l'idea ovviamente me l'ha cambiata, perché nel momento stesso in cui sono entrato dentro l'ospedale ho capito che la realtà in cui avevo vissuto al di fuori dell'ospedale prima era diversa da quella che vedevo all'interno di un ospedale. Cioè, come dire, io prima al di fuori vuol dire facevo le regole base che fanno tutti, distanziamento, mascherine, eccetera, eccetera. La mascherina all'aperto molto spesso, se ero da solo, se andavo in mezzo alla natura, non la portavo, e poi per il resto insomma, assumevo degli atteggiamenti normali, ho evitato di fare cene con troppa gente, eccetera, eccetera, con dei dubbi che mi sono sempre tenuto nella prima fase. Dopo essermi ammalato, dico, secondo me, al di là delle differenze che possiamo avere rispetto alle visioni individuali, probabilmente bisogna sensibilizzare tutti sul fatto che la malattia è veramente molto, molto pericolosa, avendola vissuta in prima persona. Questa è l'unica cosa che mi sono permesso di dire, per cui ho detto, cerchiamo di mettere da parte queste discrepanze, queste divergenze, e cerchiamo invece di rimanere uniti cercando di Certo. aumentare il livello di allerta, punto, basta. Cioè, è stato un Ok. discorso estremamente sincero, estremamente aperto, però questa presa di posizione con questo passo indietro del tipo prima la pensi in un certo modo, poi metti in discussione, è stato visto in maniera negativa. Cioè, il fatto di che umilmente dici forse mi ero sbagliato prima, ero troppo, vuol dire no, ottimista rispetto a quello che poteva essere la situazione, non è stato accettato di buon grado, ma è stato un Sul piano teorico, però, potrebbe anche essere, se io fossi un avvocato, potrei dire sì, ma se lei fosse stato trattato dal medico di base prima dell'aggravamento, lei si sarebbe aggravato comunque? Cioè, perché in fin dei conti è vero che la malattia è pericolosa, ma anche un raffreddore o un'influenza possono essere pericolosi se in qualche modo non vengono trattati o se in qualche modo vengono sottovalutati. Se io faccio un esempio, ho un raffreddore e con una leggera febbriciattola esco in strada, sudo e non mi asciugo, mi becco la pleurite, la polmonite, cioè rischio di finire al creatore per un banale comportamento. Quindi voglio dire, non è necessariamente la malattia in sé, ma è anche come è stato il sistema diagnostico e terapeutico che possono aver aggravato la sua situazione, giusto? Lei cosa pensa? La penso come lei al 100%, perché le dico due cose che ho appurato, diciamo, in questo mese praticamente. La prima l'ho saputa da due amici, due cari amici qua della zona, che sono due professori universitari, lui milanese e lei tedesca, abitano qua in zona, siamo amici perché facciamo trekking insieme. E loro mi dicono che da amici medici che hanno in Germania, dicono la differenza fra la Germania e l'Italia sui numeri della pandemia e dei morti da Covid praticamente, che sono un decimo, dipende solamente dal fatto che in Germania esiste ancora una medicina territoriale. Quindi il paziente viene intercettato nel momento in cui comincia ad avere i sintomi, va in un centro di quelli che fanno. Dal dottore locale. Esatto, va dal dottore locale, che lì prescrive una terapia, lui si fa la sua bella terapia a casa e 9 persone su 10 non arrivano in ospedale. Quindi 9 già sono salve e non arrivano in ospedale. L'ospedale lavora di meno, non deve lavorare con i numeri che lavorano in Italia, e quindi tutto il sistema viene, diciamo, Saturato. decongestionato. Sì. Poi ovviamente è inutile dire che in Italia sono stati tolti negli ultimi 10 anni, sono stati tolti una quantità di posti letto nelle terapie intensive che fa paura, insomma. Oltre ai tagli che tutti conosciamo, voglio dire, no? Certo. Tagli proprio selvaggi, 37 miliardi di euro, no? In 15 anni, 20 anni, se non ricordo con esattezza il periodo, mi ricordo la cifra. E fate queste premesse, voglio dire, la stessa cosa me la dite il primario, apertis verbis, il primario del reparto di epidemiologia,
posso dire anche il nome, che tanto non si vergogna di quello che dico, dottoressa Donatella Dennetta, mi ha detto apertamente: l'anello debole del sistema sanitario attualmente è il medico di base, che è stato lasciato completamente da solo, sì. senza protocolli. Ma che non la vediamo. Senza protocolli reali che siano unici praticamente, abbandonati anche dagli stessi sindacati che si battono ferocemente per dire il medico deve stare in studio, non deve andare dal paziente, ma cioè, sono delle cose pazzesche, mi ha detto, e quindi l'anello debole è quello, ha detto, perché se noi dobbiamo prendere il nostro punto, proprio il reparto ospedaliero, non perché siamo bravi, ha detto, noi lavoriamo adesso in sicurezza, lavoriamo bene, lavoriamo nei tempi giusti, ma se il paziente arriva come lei, se lei ha detto mi arriva un giorno dopo, questo me l'ha detto il giorno in cui sono stato io messo, ha detto, se lei mi arriva il giorno dopo, quindi non il primo ma arriva il 2, ha detto, lei è al polmonite all'80% dal 50 del giorno prima. Quasi in modo difficile da recuperare, chiaro. Ha detto, lei mi entra in terapia semi-intensiva diretta, se non risponde subito ai flussi che gli do, dopo un giorno la intubo io. Mm-hmm. E poi la uccide, perché l'intubazione sappiamo che è molto molto pericolosa. Ah. Queste cose drammatiche, quando se invece ti intercetto 3-4 giorni prima, ti cura a casa, come ha detto lei. Il mio collega di lavoro. Io sono ammalato la prima volta a gennaio del 2019, quando non esisteva ancora la notizia dell'esistenza di questo SARS-CoV-2, e ero a Verona e ho telefonato all'ASL e ho fatto venire il medico a casa. Sì. Ero con la febbre a 41. E non ero in grado di muovermi, quindi è venuto il medico a casa, mi ha visitato, mi ha dato tutto quello che mi doveva dare, in 4 giorni sono guarito, ok? Poi ho scoperto, mesi dopo, che ero stato a St. Moritz, e a St. Moritz era il primo focolaio del virus in Svizzera, era proprio iniziato a St. Moritz, e poi tutti quelli che erano in albergo con me sono stati via via, si sono ammalati, quindi praticamente era nelle stesse spazi, nelle stesse strutture, aveva già iniziato a circolare il virus prima che lo sapessimo. Poi sì. Mi sono andato la seconda volta quest'anno, fine dell'anno scorso, a ottobre, e ovviamente io mi sono curato con il diossido di cloro, che non è un farmaco, è un prodotto, ahimè, tossico, bisogna dirlo a chi ci ascolta, che è un disinfettante che si usa per disinfettare l'acqua, che però produce una fortissima reazione, diciamo, da parte dell'organismo, e in qualche modo uccide il virus, anche se ovviamente essendo tossico fa male. Invece ci sono dei farmaci che potrebbero prescrivere solo i dottori e gli ospedali, che invece fanno meno male e sono più mirati. Questo è come dire, io mi taglio la gamba per evitare la cancrena, cioè è una cosa, ecco. Però insomma qualche sistema ci sono, io e la mia ragazza siamo guariti in un giorno, quindi voglio dire è stata una cosa velocissima la ripresa. Ecco, quindi allora torniamo al tema della comunicazione dei media. Abbiamo capito tecnicamente com'è il discorso. Quindi lei oggi, se col senno di poi, quindi con l'esperienza che ha fatto, ritiene che proteggere le persone dal contagio, cioè in qualche modo diluire nel tempo i contagi, perché abbiamo visto che non si può proteggersi dal contagio, perché o ti metti uno scafandro e sei sterilizzato, o il virus prima o poi lo prendi. Il ritardare i contagi di massa attraverso queste coprifuoco di vario genere, chiusure generali, secondo lei è un prezzo necessario da pagare, oppure è un prezzo troppo alto per salvare, tra virgolette, vite umane, semplicemente diluendo gli ammalati nel tempo? Io, da questo punto di vista, sinceramente, cioè, la mia idea è rimasta la stessa di prima, perché da questo punto di vista, cioè, la gestione a livello sanitario, la gestione, come stai dicendo lei, a livello proprio di pianificazione, come gestire, è su un altro piano rispetto, no, al discorso che ho fatto. Quindi io su questo discorso qua sono rimasto sull'idea che avevo prima, cioè io mi facevo queste domande. Mi chiedevo, ma io non capisco perché in Italia e anche altri paesi europei, Spagna, Inghilterra, abbiamo questa gestione pessima, e ci sono altri paesi nordici, ad esempio, che vuol dire, li prendiamo sempre come riferimento, ma in realtà è la verità. Io ho degli amici che abitano in Norvegia, conosco altre persone che stanno in Svezia, dove hanno gestito in maniera completamente differente, e dove i numeri più o meno simili ai nostri, che significa che hanno avuto lo stesso danno, diciamo, di vite umane
pagato uguale, ma con impatto economico, impatto sociale, impatto psicologico, eccetera, eccetera, è completamente differente, voglio dire, completamente, Faccio totalmente una domanda differente. precisa. Allora, Come? le do un dato preciso sulla Svizzera. Allora, abbiamo raccolto i dati statistici dei morti in Svizzera del 2020 e abbiamo confrontato i morti totali. Attenzione, perché capisce bene che morto di Covid, morto con Covid, diventa poi problematico. No, allora, noi abbiamo fatto tabula rasa. Abbiamo preso il dato statistico dell'intero numero dei morti del 2020 e lo abbiamo confrontato con la media dei 5 anni precedenti. Nel 2020 in Svizzera sono morte 6.000 persone in più. Allora io le faccio una domanda precisa. Ora la Svizzera, come tutti gli altri paesi, sta subendo dei danni economici enormi. Negozi chiusi, aziende chiuse, ristoranti falliti, alberghi falliti. Ci sono un sacco di attività che non riprenderanno più. Ci sono persone in assistenza che sono pagate dallo Stato, cioè da tutta la collettività, per essere mantenute in vita, eccetera, eccetera. Secondo lei, 6.000 morti in più su 8 milioni e mezzo di abitanti, la Svizzera ha circa 8 milioni e mezzo di abitanti, 6.000 morti in più sono un prezzo giusto, troppo alto o ancora troppo basso per decretare tutta una serie di azioni che avranno delle conseguenze economiche e sociali, perché parliamo anche delle conseguenze sui bambini, sugli anziani che sono morti da soli senza poter abbracciare la propria famiglia. Cioè, ci sono persone che hanno sofferto umanamente in maniera gravissima questo, persone che non possono più camminare, che non possono uscire, che non possono andare. Secondo lei, questo prezzo è giusto o, diciamo, è troppo caro? Dal mio punto di vista, però, questo è ovviamente, come tu avrai detto prima, parere personale, perché mi fa brutto dirlo, È perché rispetto ai morti, personale, è il suo punto di vista che mi interessa. cioè, non è comparabile, voglio dire, cioè, 6.000 persone, come dice lei giustamente, 6.000 individui che muoiono, anche perché poi di fondo è poi un altro in realtà, anche secondo me. Allora, quelle 6.000 persone possono essere morte per i problemi di cui parlavamo prima, capisce? Voglio dire, quindi non è che sono morte perché c'è il SARS-CoV-2, sono morte perché il SARS-CoV-2 a un certo punto, che non è stato imbrigliato, non è stato fermato, ha fatto partire l'infiammazione da tempeste citochiniche, la famosa polmonite, perché è la polmonite che ammazza, non è che è il Covid che ammazza. Il Covid non ammazza, il virus in sé per sé non ammazza il virus. Il virus ammazza perché quando parte la polmonite in 2 o 3 giorni ti secca, vuol dire, se te non intervieni. E quello è il problema è che se non ti intercetto prima il virus, quando ce l'hai addosso, in qualche modo o lo blocco o lo distruggo, come ha detto lei prima, col metodo che diceva che ha attuato, se io non intercetto il virus a un certo punto, se la carica, io avevo una carica virale molto alta, me l'hanno detto poi, perché l'hanno visto, mi hanno fatto 3 tamponi di fila e sui 2 tamponi gli davano delle tracce di RNA, ossia mi hanno detto virus morto, che però, pur essendo morto, sono costretti a considerare come tampone C'era un positivo. campo di battaglia, era praticamente. Esatto, ho detto, lei aveva una carica virale molto alta, quindi è stato fortunato, uno, che non ha contagiato nessuno intorno, oltre sua moglie e mio figlio, perché io ho contagiato sia mia moglie che mio figlio, perché loro hanno fatto lo stesso periodo insieme a casa con me, praticamente. Senza conseguenze, però. Hanno avuto tutti e due il Covid, senza cose, Pauci sintomatica mia moglie, asintomatico mio figlio, Però, fortunatamente. certo. Però se lei, fra Quindi, rispondendo virgolette, alla mia domanda, secondo lei, ok, migliorare la prevenzione, migliorare il rapporto con i medici per ridurre l'aggravarsi dei casi, ma se dovesse scegliere tra accettare 10.000 morti, immaginiamo che sia il doppio dei morti, 12.000 morti su 8 milioni e mezzo di abitanti, 12.000 morti in più, perché i morti in Svizzera sono 64.000 l'anno. Ogni anno muoiono 65.000 persone. 10 volte meno che in Italia, noi abbiamo 650.000 dato vista, sì, Sì. perché anch'io li ho contati sempre questi valori, dall'inizio, Esatto. aspetti, mi andrò a vedere subito i valori, sì, perché ero curioso, io mi baso sui dati, è inutile che mi fanno tanti ragionamenti, cioè ho il metodo scientifico, devo andare a vedere i dati veri, voglio dire, no? Certo, Prendo esatto. il dato 5 anni prima.
e sono da 640.000, benissimo, parto da quello. Queste vite salvate, tra virgolette, in parte, no? Perché immaginiamo che sarebbero potute essere il doppio, forse, non lo sappiamo, perché non avremo mai queste informazioni. Comunque sia, valgono il prezzo dei danni che si fanno ai paesi, oppure in fin dei conti sarebbe stato meglio, secondo lei, non avendo saputo fare bene le cose prima, comunque lasciare vivere il mondo, le persone, eccetera, eccetera, accettando un maggior numero di morti? È una domanda scomoda. No, non è solo scomoda, è difficile, perché allora io le dico, non voglio giustificare nessuno, voglio dire, però penso che molti paesi hanno reagito quasi tutti allo stesso modo, cioè tolta la Cina, che è stato il primo paese che ci ha intercettato e ha reagito a, diciamo, a modo loro, praticamente, secondo i loro usi e costumi. Noi occidentali siamo confrontati con una cosa talmente probabilmente al di fuori della nostra portata che abbiamo teso probabilmente tutti, chi più chi meno, a fare tutta un'enorme serie di fesserie una dietro l'altra. Col senno di poi direi che sicuramente io accetterei il numero di morti più alto, ma col senno di poi, capite cosa voglio dire? Quindi D'accordo. Guardi, c'è solamente un paese che ho seguito leggendo 2 o 3 articoli sul web, così in siti, diciamo, di controinformazione, ovviamente informazioni non allineate, perché è un paese di cui non parla nessuno, che ho avuto il piacere, diciamo, di visitare con mia moglie 10 anni fa, il Nicaragua. In Nicaragua, dopo circa un paio di mesi, hanno smesso praticamente di far tutto. Hanno tolto i cartelli, hanno tolto le mascherine, hanno detto utilizziamo la terapia domiciliare, utilizziamo la terapia e il controllo praticamente sul territorio delle stesse strutture che utilizziamo per gli uragani, le malattie tropicali, eccetera, eccetera. Quindi la persona che ha problemi arriva, va in un centro, ti controllano, diagnosticano che c'è la malattia e ti danno la cura, te la fai a casa. E come sono andati i numeri in Nicaragua? In Nicaragua praticamente hanno un numero bassissimo, vivono in maniera normale, sono riusciti a contenere la crisi economica. La famosa immunità di gregge si è sviluppata rapidamente da sola. Andato praticamente il dato del PIL che è cresciuto, adesso se non mi ricordo, del 20-25% nel giro di 7-8 mesi, perché rispetto ai paesi confinanti... Era l'unico paese che funzionava. Esattamente, è l'unico paese che continuava a lavorare praticamente. Dopo ovviamente immagino che anche dal punto di vista turistico queste cose qua probabilmente anche lì avranno patito, però per il resto i paesi hanno detto... Noi facciamo finta che la malattia non esiste, ma non perché non esiste, perché dobbiamo ragionare in questi termini, perché poi hanno detto, abituati comunque a terremoti, vulcani, malattie tropicali, hanno detto il Covid per noi è una complicanza, tra virgolette, certo, come tante altre. Di un sistema di cause, eccetera, eccetera. Le faccio un'ultima domanda filosofica, e più che una domanda è una riflessione che condivido con lei, e poi ovviamente giusto per come due amici al bar che ragionano di questa cosa. Ma non le viene strano pensare che un paese cattolico, cristiano, com'è l'Italia, per esempio, nel suo caso, ma anche la Svizzera è un paese comunque cattolico, cristiano, protestante, eccetera, eccetera, dopo 2000 anni di storia religiosa, questo, come dire, non aver sviluppato una filosofia in grado di accettare la morte, che comunque è mandata da Dio, perché secondo la religione il virus è un figlio, è un prodotto di Dio, e quindi se il virus lo manda a Dio e Dio ti fa morire, è sempre Dio che ti ha chiamato a sé, giusto? Possibile che nessuno, nemmeno il Papa, abbiano, il Papa bianco, il Papa nero, non sappiamo quale dei due, abbia sollevato questa questione? Cioè dicendo, signori, signori, la vita e la morte sono due facce della stessa medaglia, accettiamo lo scorrere, il volere di Dio. Se Dio ci ha mandato un virus per ucciderci, evidentemente dobbiamo riflettere su questa cosa. Adesso, al di là della questione religiosa, dal punto di vista filosofico, un'umanità che non è in grado di gestire la morte è un'umanità matura o siamo dei bambini? No, posso usare un termine un po' forte? Siamo una società fottuta, siamo fottuta. Io di questa cosa ho discusso via mail, ho avuto la fortuna di conoscere un medico psichiatra di Roma, Piero Cipriano. L'ho conosciuto perché scriveva degli articoli, chiamate telefoniche, qualcosa di simile, se non ricordo con esattezza, ne ha scritti 6 o 7 durante il primo lockdown. Sì, su una rivista che si chiama Carmilla Online, che è un sito web praticamente diciamo, di cultura, che
che fa cultura. E in uno di questi articoli praticamente parlava di questo, ma ha fatto, diciamo, nascere tutta un trip mentale per cui gli ho scritto una mail, a cui ha risposto e gli dicevo: fondamentalmente noi siamo una società, come dice lei, giustamente, che non è più in grado di confrontarsi con la morte. Cioè, io ho avuto la sfortuna, ma la fortuna al tempo stesso, di avere un paio di gravi episodi depressivi in passato. Ho convissuto con l'idea della morte per qualche mese, nei due distinti, non nel senso che pensavo di uccidermi, però la senti più vicina a te, diciamo, questa idea della morte. E in un certo qual modo, voglio dire, il fatto di averla avuta Fa vicina crescere, ti fa crescere. rassicura a pensare che comunque, vuol dire, è una cosa che, come posso dire, tangi nel senso che la sfiori, la senti, capisci che è una parte della vita e la vivi in maniera più serena. Bene. Alla fine, prima del lockdown, mando una mail a un gruppo di amici con cui condividiamo la passione del trekking e anche, diciamo, le conversazioni filosofiche che dice lei, magari anche di fronte a una bella bottiglia di vino o una birra. Che è l'antivirus per eccellenza. Io gli proponevo: quest'anno facciamo un trekking, se riusciamo a farlo d'estate, di una settimana, rimaniamo in zona vicino a casa nostra, in modo che non dobbiamo incasinarci con gli spostamenti, e farei un bel trekking dove parliamo della morte. Ma Molto, una cioè, bella idea. Magari ci invitate e veniamo a fare le riprese no, con ho voi. guardato come se fossi un pazzo e mi dicono: che cacchio, andiamo a fare un trekking, dobbiamo parlare della morte? Gli dico: secondo me Buttate, buttate. parla, la esorcizza, la fai diventare Assolutamente. più concreto, la affronti meglio, vuol dire, capito? Invece viviamo in una società che nasconde la morte, capito? Cioè viene vissuta proprio come... Veniamo volentieri ad assistervi in questo trekking se lo riuscite a organizzare. Se trovate dei pazzi filosofi che riescono a farlo. Va Allora, bene. signor Regini, io la ringrazio tantissimo. Sì, prego. Proprio 30 secondi, Prego. solo perché non l'ho detto prima. In realtà io ho fatto anche il plasma, eh. Sono stato beneficiato. Ah, bene. Ho avuto questo dono, mi ha fatto 3 sacche di plasma da 200 ml l'una. È stata un'esperienza, la definisco metafisica, perché ho sentito, non so, forse è la psiche che si lascia condizionare. Io ho sentito l'energia di un'altra persona che mi entrava dentro, capito? Di una persona sana. Da un punto di vista strettamente scientifico, credo che sia esattamente così. E la dottoressa mi ha detto: sono molto contenta. Tutti i pazienti che trattiamo col plasma si riprendono prima degli altri. Wow, l'ha detto lei, non l'ho detto io. Bene, signor Gigli, la ringrazio tantissimo. Quindi, se ha possibilità di fare donazione lei direttamente, sensibilizzare gli altri, lo faccia, perché è una cosa fondamentale. Fondamentale. Lo dice a me, io ho perso mio fratello di leucemia e quindi lui ha fatto tanto di plasma, le posso garantire. Bene, la ringrazio per questa intervista, sarà pubblicata, poi le mando il link Perfetto, grazie a lei, gentilissimi. di condividere se possibile. Ci vediamo Assolutamente. allora quest'estate al trekking della morte. La muerte, bene. Grazie, arrivederci. Grazie ancora, salve. Presto, grazie a lei.